Vuoi essere bella? Incolla qualche fiorellino! Scopri idee ancora più originali sul nostro canale Yoki Toki! Iscriviti e divertiti con nuovi fantastici consigli e ricette! Segui il link nella descrizione! Nuovo frigorifero? Nuova tela per le tue decorazioni! Cosa potremmo fare? Ups! La nostra piccola piantina si è infortunata durante la discussione! Onoriamone la memoria con dei nuovi magneti! Taglia un foglio di carta in strisce! Mettile in uno stampo per ghiaccio! E rivestile con la colla Elmer! Crea diversi strati finché non sono spesse! Una volta che la colla è asciutta, estrai la carta dagli stampi! Taglia l'eccesso! Rivestili con il primer! E colora i pezzi con la vernice! Incolla i magneti su un lato! Inserisci uno strato di carta stagnola all'interno! Riempi gli stampi con terriccio! E inserisci le piccole piante! Rendere verde il frigorifero è una fantastica idea! E ricorda di innaffiare i magneti! Tutte queste tazze devono avere dei buchi! Perché tutte queste macchie di caffè? Bisogna realizzare dei sottobicchieri speciali! Aggiungi la colla Elmer all'intonaco e mescola bene fino a quando non sarà omogeneo! Trasferisci la miscela in uno stampo quadrato in silicone! Livella! Ricopri un cubetto di crema e inseriscilo nell'intonaco! Lascialo asciugare per alcuni giorni! Estrai il cubetto e togli lo stampo! Leviga il sottobicchiere usando una lima per unghie! Coprilo con colla Elmer! E vernice acrilica bianca! Dipingi i quadrati con diversi colori! Copri i sottobicchieri finiti con smalto acrilico! Qui ho abbastanza sottobicchieri per tutto l'ufficio! Ora sarà tutto più pulito! È l'ora della festa! Ehi! Per prima cosa, dobbiamo scegliere i vestiti! Mentre Rosie si trucca, posso dare un tocco colorato con colla e glitter! Posiziona i fiori secchi in uno stampo in silicone! Versa uno strato di colla trasparente Elmer. Crea alcuni pezzi usando diversi fiori e glitter. Una volta che la colla è asciutta, estrai i pezzi. Incollali sulle spillette. Queste spille sono perfette per una festa. Sarò la più brillante tra tutte. La mia amica ci sta impiegando un po'. Ehi, Rosie, la festa finirà presto! Sarò vecchia quando avrà finito di prepararsi! In realtà, è un'ottima idea per una festa in maschera! Mi farò le rughe con la colla! Metti la colla trasparente Elmer sul viso! Oh, che belle rughe! Opacizza la colla! Sbrigati, Rosie, sta arrivando! Ok, modalità vecchia! Oddio, che ti è successo? Ho impiegato così tanto tempo! Mi dispiace aver sprecato la tua giovinezza! Devo fare un servizio fotografico, ma... ho bisogno di qualcosa di meglio! Rosie, mi aiuti a truccarmi? Devi essere meravigliosa per il tuo servizio fotografico! Diamo un tocco di rosso! Il tocco finale è l'aggiunta di alcuni fiori! Fissali con la colla medica! Incollarli uno alla volta richiede un'eternità! Usiamo un trucchetto! Uff! Ed ecco un'intera aiuola sul tuo viso! Ma anche la mia mano è rimasta incollata ai fiori! Cosa posso fare? Partecipa al servizio fotografico con la modella! Che bel look floreale! Oh no! I miei collant hanno una corriera! Ora che faccio? Incollala!
Rivesti la parte strappata dei collanti con colla trasparente. Ferma! Questo trucco non funziona! E mi sono incollata il collante alla gamba per niente! La colla e la pittura si sono mescolate nel mio cassetto. È come se vivessero di vita propria! Ah, potrei ricavarne un piatto carino! Mescola amido di mais e colla Elmer. Mescola il composto finché non diventa omogeneo. Dividilo in quattro parti. Aggiungi colorante alimentare a ogni parte. Crea dei rotolini colorati. Arrotolali. E avvolgili a spirale. Crea una palla modellandola con le mani. Stendila in uno strato sottile. Tagliane un cerchio usando una ciotola. Metti il dischetto di argilla nella ciotola. Lascialo asciugare. Dipingi i bordi del piatto d'oro. Il risultato è un carinissimo e utile piattino. Ah, oh, continua a cadermi il telefono! Che sia vivo e stia cercando di scappare! O forse ho solo bisogno di una nuova cover. Metti la supercolla su una cover in silicone. Rivestila con del tessuto. Taglia le aperture per la fotocamera e le spine. Attacca un pezzo di jeans con cerniera alla custodia. Taglia l'eccesso. Incolla i bordi. Taglia i bottoni di alcuni vecchi jeans. Decora la custodia. Attacca un passante per la cintura. Questa custodia mi farà tenere saldamente il telefono. La adoro! Wow, che video divertente! E che bel portacellulare! Taglia gli stick di colla a caldo in pezzi da 10 cm. Incolla tre bastoncini alla volta. E poi due insieme per creare il portacellulare. Attacca uno stick alla base per non far scivolare il telefono. Di cosa è fatto il portacellulare? Stick di colla a caldo! È davvero bello! E comodo! Tienilo pure, ma lasciami finire il video! Aia, una scheggia! Aiuto! Un coltello! È esagerato! Una katana? Forse è un po' troppo! Ma la colla potrebbe aiutarmi! Metti una goccia di colla sulla scheggia! Aspetta che si asciughi! E togli la colla! Insieme alla scheggia! Ah! È stato facile! Odio questi rumori! Mi fanno rabbrividire! Stai ferma! Usa queste coperture per gambe delle sedie per proteggere i miei nervi. Disegna un cerchio su carta da forno. Ricoprilo di crema. Riempilo con colla a caldo. Modellalo con la punta della pistola per colla a caldo. Una volta asciutto, rimuovi il cerchio dalla carta. Smussa i bordi. Metti una gamba di una sedia sul cerchio. Avvolgila con carta da forno e rivestila di crema. E poi coprila con colla a caldo, collegandola al cerchio. Sfila la gamba della sedia. Regola i bordi con le forbici. Dipingi di nero. Crea quattro supporti per la sedia. Ora la tua sedia indossa le scarpe. E la stanza è silenziosa. Mordersi le unghie è una brutta abitudine. Oh, si è rotta di nuovo! Grazie al cielo è il trucco perfetto. Ho la colla medica nella mia borsa per il trucco. Incollerò di nuovo l'unghia. Resisti, amica! L'operazione è stata un successo!
Cosa posso fare oggi? Disegnerò usando la colla. Disegna usando la colla Elmer su carta per acquerello. Aspetta che si asciughi. Attacca il foglio al tavolo con nastro adesivo. Coprilo con l'acquerello. Crea una sfumatura blu e l'immagine fatta con la colla risalterà perfettamente. Fantastico! Un capolavoro del movimento L'arte della colla andrà nella Hall of Fame della colla. Questa creatività mi ispira. Posso anche io creare capolavori. Questo è un anello da spiaggia di colla. Mescola sabbia con glitter e colla Elmer. Mescola e rendila omogenea. Metti uno stampo a forma di stella sulla stagnola. Riempilo a metà con la miscela di sabbia. Inserisci una conchiglia. Aggiungi colorante alimentare blu alla colla. E versala nello stampo. Crea vortici di onde. Ricopri con uno strato di colla trasparente. Lascia asciugare. Copri la stella con smalto trasparente. E incollala su una base per anello. Wow, fantastico! È un pezzo d'estate che dura tutto l'anno. Grazie, signor Elmer! Ti sono piaciute le nostre idee con la colla? Scrivi quale ti è piaciuto di più e metti un like al video. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere le nuove idee di Trum Trum!